Andrea, come cambia Anna in questa nuova stagione, essendo anche madre? Il personaggio di Anna cambia in quanto, appunto, come dici tu, diventando madre, si troverà ad affrontare quello che è il tema più forse significativo all'interno della vita di una donna, almeno per quanto riguarda me, e per cui il fatto di doversi occupare di questo piccolo essere nato in un momento così difficile in cui questa donna si trova sola ancora ad elaborare la morte del lutto del marito rende ancora questa maternità più drammatica, più difficile e più disperata. Allo stesso modo questi due personaggi, la bambina e lei, si attaccheranno tantissimo perché saranno loro due a doversi salvare perché sono rimaste sole. E alla pari di questo tema, un altro tema fondamentale che guiderà il personaggio in questa seconda serie è quello della giustizia. Anna verrà accusata di un qualche cosa di assolutamente non vero e ingiusto, e per cui da donna di legge, da magistrato, dovrà cercare di farsi giustizia e di salvarsi da sola. Dovrà cercare, appunto, di andare contro la legge per trovare la verità che lei sa ma che gli altri cercano di nascondere, e per cui il plot drammaturgico e crime diventa ancora più difficile, più intricato e più entusiasmante, credo, per gli spettatori e anche per noi attori che abbiamo interpretato i ruoli. E qual è il dono, il regalo che pensi che ti abbia fatto Anna a te come attrice ma anche come donna? Non lo so, il regalo che mi ha fatto Anna, io faccio questo lavoro da 20 anni, per cui i personaggi fanno un po' parte di me tutti quanti, è come se guardo indietro la mia vita, mi ricordo gli anni rispetto ai personaggi che ho interpretato. Indubbiamente questo personaggio ha a che fare con la mia maturità come attrice, il fatto di non avere più certe preoccupazioni davanti alla macchina da presa, cioè non mi interessa più come stanno i capelli, il trucco, la luce, ma voglio indagare, approfondire quello che è la vicenda di un personaggio e l'interpretazione, per cui mi ha dato in questo senso una grande libertà di esplorare un personaggio in maniera, se vuoi, senza paura, ecco, in una maniera nuova, ed è una maniera di lavorare che, insomma, che ho incontrato, che sposo e che continuerò a fare. E Gabriella, l'esperienza teatrale come l'hai vissuta? È stato un bel ritorno e soprattutto anche un bello spettacolo? Se ci sarà anche un'occasione di rivedere. Sì, l'esperienza teatrale è stata forse una delle più significative e importanti per me nella mia carriera, perché è un'esperienza che ho voluto, che ho costruito proprio io, mi sono scelta il ruolo, ci ho messo tanto a trovarlo, l'ho trovato, l'ho preso, ho fatto tradurre il testo, ho trovato il produttore, ho proposto a lui di fare il protagonista insieme a me, e poi veramente il più bel regalo che ho fatto a me stessa artisticamente è stato questo spettacolo. Lo riprenderemo l'anno prossimo e sto già lavorando a quello che farò dopo.